Chiudiamo con Franco. Franco, ci sei? Sì, ci sono. Franco, buon pomeriggio. E siamo curiosi di ascoltare qual è l'idea che ti è venuta per questo potenziale video che magari un giorno realizzeremo. Buon pomeriggio intanto. La mia idea è stata, mia idea più che altro è un breve, chiamiamolo così, corto, un breve cortometraggio, chiamiamolo così, di tipologia educational, emotional. Okay. Devo ancora collocarlo all'interno di questa cosa qua. Il titolo che mi è venuto in mente, o meglio, il titolo più adatto che mi è venuto in mente è stato I forti e il fragile. Racconta praticamente... I forti e il fragile, il titolo, giusto? Come? I forti e il fragile. Sì, sì. I forti e il fragile. Praticamente narra una storiella che ha visto protagonista questo piccolo bambino di origini asiatiche, se non ricordo male, che si presenta in un parco giochi di un paese qualunque, un qualunque parco giochi, ma accompagnato da un suo anziano, accompagnato che è il nonno in pratica, è il nonno adottivo, poi non è il nonno, perché si parla di un'adozione. Okay. In questo parco scorge un gruppetto di altri ragazzi che palleggiando, schiamazzando, no, vociando. Lui è lì che li guarda. Quello che mi colpisce sono i suoi profondi occhi neri, che scruta tutto e tutti, diciamo così, voglioso, bramoso di poter giocare, che nel suo paese avrebbe giocato con una palla di stracci, si sa, un paese non so manco dove, e quindi avrebbero sicuramente. E qui vede per la prima volta un vero pallone, vede? È lì che si vuole tuffare nel gioco, anche incitato dal nonno, magari, ma lui è riluttante proprio perché ha un piccolo problema di mobilità, chiamiamolo così, un piccolo problema di auto, come vi puoi dire, autotrasporto, no? Nel senso che lui ha un piccolo problema di motorio, ecco, piccolo problema motorio, e è molto magro, insomma, anche dalle sue origini, insomma, molto magro. Sto pallone che lui lì, scrutando tutto e tutti, insomma, dietro l'incitazione del nonno, lui rilutta, insomma, non pare, meglio, il suo io è già dentro questo gruppo, ma lui comunque preferisce, insomma, rimanere fuori proprio a causa di questo piccolo problema fisico. Forse a causa, magari, non so, di qualche pregiudizio, gli altri neanche lo guardano, neanche lo scorgono, neanche se ne curano, insomma, che lui è lì e che ha voglia, insomma, di entrare a giocare con loro. Mentre qualcuno in mezzo a sto gruppo dice: ah, ragazzi, facciamo entrare anche, ma quelli continuano a giocare senza fregarsene più di tanto. Succede che a causa, adesso non so se un passaggio mal riuscito, voluto, eccetera, eccetera, sta palla finisce ai suoi piedi. Il pallone è enorme in confronto alle sue gambine, insomma, in confronto alle sue scarpe, che forse sono più grandi di lui le scarpe, forse magari pesava più del peso, lo facevano le scarpe. Si ritrova lì con un sorriso, praticamente quello che colpisce, questo sorriso con dei bianchi denti, in netta contrapposizione col colore del suo volto. Tutto, insomma, preso da questa cosa qua, e il silenzio del gruppo improvvisamente, che si ammutoliscono tutti, come per dire, cazzo, l'abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto. E magari uno di loro rompe, come per dire, dai, tira, calcia. Con moltissima fatica questo bambino riesce a calciare questo enorme palo. Vabbè, il pallone era di dimensioni standard, ma appresso a lui vi garantisco, vi assicuro che era veramente grande.
calciando questo pallone, insomma, gli altri osannandolo per il lancio che aveva fatto, questo calcio, ma che a lui aveva costato molto sacrificio perché quando non si rompeva qualcosa. E viene accolto praticamente in questo gruppo, chiamiamolo così. Il gruppetto, insomma, prosegue molto chiassosamente con lui in mezzo a giocare, continuano a giocare, continuano a fare come se si conoscessero da sempre. Quindi diciamo che è stato un momento superato, si è stato superato un momento, insomma, che non, era in stallo, insomma, questo momento è stato sbloccato sia dal pallone in sé che ha fatto da tramite, da catalizzatore per questi due cose. Quello che colpisce ancora è che questo accompagnatore, il suo nonno adottivo, che molto aveva, insomma, dopo tutte quelle vicende che ci sono state per portarlo in questo paese, insomma, l'adattamento, eccetera, eccetera, che poi si può facilmente intuire, insomma, si passa, mettendosi seduto su una panchina, si passa un dito sotto un occhio come a voler asciugare, a togliere qualcosa, o forse un qualcosa che attendeva da tanto tempo. Ecco, questo in sintesi è un racconto che non ho faticato ad inventare perché ne sono stato diretto testimone, ne sono stato proprio quest'estate durante la cosa dei campi estivi. Che abbiamo condiviso. Infatti io visivamente ho molto chiaro quello che potresti avere in testa di voler raccontare, soprattutto gli occhi, il guardare da fuori, come ha fatto questo bambino, i denti bianchi, sono tutte cose che hai estremamente chiare. Visto che sei l'ultimo, no, dei progetti che presentiamo in questo incontro finale, voglio dilungarmi un attimino su questa storia, perché c'è sicuramente un potenziale narrativo che dobbiamo individuare e rafforzare meglio. Mi spiego. In questo momento vedo materiale per un corto molto breve, sicuramente, o per un video emozionale, un video anche musicale potremmo fare con quello che ci hai raccontato. Ma cerchiamo di renderlo un pochino un cortometraggio con qualche piccola accortezza. Cioè, giochiamo su questo, sul fatto che il bambino è escluso dal gruppo dei bambini che hanno accesso alla palla, che vuol dire hanno accesso alla socialità e hanno accesso a una fisicità benestante, salutare. Rimane sempre lì fuori. E poi mi piace questa figura che è un nonno. Io voglio che il nonno in qualche maniera intervenga per il bene di questo bambino. Mettiamo un meccanismo semplice, cioè allunghiamo il racconto a diverse giornate, dove ogni volta il tentativo del bambino di rientrare fallisce. E allora facciamo vedere che fallirà il primo giorno per una questione, fallirà il secondo giorno per un'altra questione, e poi facciamo intervenire questo nonno in una maniera che naturalmente ci dovrà emozionare per rendere possibile poi la partecipazione di questo bambino. Mentre tu parlavi, mi è venuto in testa che la palla in questo parchetto non arriva al bambino perché questi qui si mettono a giocare su una zona dove non si va mai in discesa, cioè dove la palla per qualche ragione non arriva mai a questo bambino. Allora il nonno che fa? Che magari scopriamo che ha accesso notturno a questo parco. Fa in modo di fare tipo una fossetta per cui lui è sicuro che il giorno dopo, quando ci riporterà il nipote, la palla gli arriva al nipote. E questo succederà, e questo poi introdurrà al gioco, nella nostra scena finale, il nipote, e il nonno guarderà da fuori e noi lo vedremo come colui che naturalmente è stato
anche colui che ha beneficiato, cioè colui che ha reso possibile questa integrazione. Cioè, ho immaginato come diamo delle difficoltà che sembrano non risolversi e poi arriviamo narrativamente a una soluzione. Quella che ti faccio è solo una proposta che mi è venuta in testa mentre tu narravi. Però sì, così, cioè, ti torna come costruzione? Sì, tanto? Sì, torna tantissimo, anche perché poi non è che avevo 5 pagine da poter scrivere. Sì, sì, ma lì si può ampliare tantissimo. Io vedi come durata, mi sembra di aver messo 3-5 minuti, ma sì, 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 ma ci sta pure... Sì, ci sta proprio qualcosa di più, ci sta non tranquillamente. Farlo in 7 minuti, un corso sì, del sì, genere. Sì. L'importante, cioè, tu mi hai dato un'idea dove ci sono delle cose narrative da inserire, minime, che funzionano come la notte dei tempi, difficoltà, difficoltà, intervento di qualcuno, e naturalmente ci deve spiazzare quello che farà questo nonno, cioè ci deve anche emozionare il modo con cui dà la possibilità al nipote di entrare nel gioco. Però scusa Franco, non dovrebbe essere semplice sentirsi fragili, marginati, non dovrebbe essere semplice, penso. Quindi è una difficoltà in più che si aggiunge, no? È chiaro che ci si può scrivere sopra un bel po' di materiale. Però ecco, questa mia è stata volutamente una sintesi, solo per poi poter far sì che ci si possa, insomma, lavorare. L'idea, insomma, di la bozza, e grazie a Dio ci è venuta l'idea, perché l'idea ce ne possono essere tante, ma di questa in particolar modo solo perché ne sono stato testimone. L'ho raccontata in un breve tempo, perché è in un breve tempo, chiaro, se no staremo... Però mi piace moltissimo la tua, anche perché, insomma, autorevole, no, autorevole. No, no, dai, cioè, mi hai dato, mi hai fatto comunque vedere, io ne sono stato testimone nell'arco di un paio d'ore, ma tu mi hai dato una prospettiva diversa di come poter meglio inserire i personaggi, cioè non puoi buttare tutto dentro al calderone e paf, quello che viene. Bella la tua idea, mi piace tantissimo. Da editor, no, si può lavorare in questo modo, cioè vedere dove rafforzare una struttura, sì, e dove argomentarla un pochino anche in tempi diversi, cioè non concentriamo magari tutto nello stesso momento, perché questo appunto può beneficiare invece di più momenti diversi, ci sono già degli ingredienti, ma li facciamo funzionare, no, più profondamente per arrivare al tuo messaggio, che però è chiaro, se appunto raccogliamo il messaggio finale, Franco, qual è? Il messaggio finale è che non dovrebbe, allora, che un messaggio finale, che questa fragilità fisica di questo piccolo, esserino rompe, no? Rompe in qualche modo la forza che può generare, che può creare un gruppo, rompe questo schema. Ok, quindi anche da... Una contrapposizione, diciamo così, di forze in campo... E, ripeto, ecco, non è facile, sono sicuro che non è facile sentirsi, no, diverso, sentirsi più fragile, sentirsi delicato, no, rispetto, non è facile, quindi è una condizione che il piccolo sicuramente avrà sofferto, quindi va anche questa un po' enfatizzata. Però comunque il messaggio di fondo è che a volte anche la fragilità, no, può rompere equilibri molto più grandi, molto più forti. E anche consuetudini, no, che sono troppo radicate magari, che anche nell'accettare, anche, no, chi è un minimo diverso da noi. Storia vecchia come tutti quanti davvero dei tempi, perché io, che d'accordo a da piccolo ero negato e tuttora a giocare a pallone, subivo delle leggere discriminazioni per questa ragione nel mio appunto comune dove vivevo, dove insomma se eri bravo a giocare a pallone era meglio per te bambino. Quindi non sono storie che non esistono, anche se sei un bambino in salute senza alcun appunto problema. Quindi tocca delle vicende che accadono ogni giorno. Bene Franco, poi apprezzo il fatto che questa riflessione sia partita già dal primo compito, cioè quello
della lettera in cui, no, ho chiesto di indirizzare questa riflessione ad un fratello che avevate lontano in Antartide, e sei partito da lì per poi sviluppare tutta questa idea. Bene, quindi davvero ringrazio te, ma ringrazio tutti quanti per aver... L'ultima parentesi, la mood board è stata impostata in questo sistema un po' giocoso. Ho cercato di riportare gli ingredienti essenziali, insomma, per far capire di cosa si parlasse. Infatti, guardandola, è anche corretto che hai utilizzato anche delle illustrazioni e la palette dei colori poi ci ha inserito per dire andiamo su queste tonalità emozionali. Adesso non ho delle foto perché devo ricrearle, poi è finzione che devo ricreare, ma questo tipo di illustrazioni possono rappresentare un po' quello che voglio rappresentare. Grazie che mi hai ricordato del mood board, così lo inseriremo. Va bene, Franco, grazie allora di questa idea che possiamo rappresentare in qualsiasi dei parchetti che noi conosciamo del nostro... Sì, si può replicare, anche perché poi l'ultima riga che avevo scritto, insomma, che il costo è estremamente contenuto, perché basta solo, insomma, che qualche comune ci affida per il tempo necessario un'area di un parchetto, insomma, che ecco qua che le difficoltà che poi possiamo trovare sono quelle di filmare, di girare con bambini di una certa età, insomma, con tutto quello che comporta. Ma io penso, insomma, che con dell'organizzazione, il giusto coinvolgimento delle forze in campo si possa, insomma, ovviare, si possa superare tranquillamente e brillantemente questo passaggio. Ma ce lo auguriamo, allora, che qualcosa di quello che mi avete raccontato si possa realizzare. Va bene, grazie Franco, perfetto. A te. Grazie mille.